Una serata informativa, quella organizzata dall'associazione Non Bruciamoci il Futuro, quali argomenti toccate? Ma allora, questa sera innanzitutto l'assemblea pubblica è legata all'assemblea dei soci, quindi presenteremo il bilancio del 2017. In coda ci sarà la conferma del direttivo attuale, dopodiché la serata sarà incentrata principalmente sull'indagine epidemiologica condotta dall'ASL su nostra richiesta, che incomincia a fornire dei dati già presenti dall'archivio dell'ASL, sia della città di Rivarolo che comunque delle zone limitrofe, che servirà come punto di partenza per fare un percorso duraturo nel tempo e in collaborazione sia col Comune ma anche con l'ASL per tenere sotto controllo quelle che sono le malattie principalmente dovute all'inquinamento atmosferico, che possono essere la centrale, possono essere l'inquinamento dovuto al traffico veicolare, eccetera. Naturalmente da questi dati che vengono fuori, che saranno presentati questa sera, la nostra associazione non vuole assolutamente innanzitutto fare allarmismi su dati tumorali eccetera eccetera, perché non abbiamo le prove comunque che siano dovute ad una fonte, perché i dati tumorali in ogni caso, i tumori sono dovuti a dei fattori genetici, a dei fattori di stili di vita che uno conduce, l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento domestico, insomma l'ambiente in cui si vive. Quindi è un percorso che vogliamo iniziare da adesso in avanti per appunto monitorare quello che è la salute dei cittadini di Rivarolo e delle zone limitrofe. Questo purtroppo non abbiamo potuto farlo e non riusciremo a farlo per quanto riguarda la qualità dell'aria, perché non abbiamo mai avuto antecedente 2014 i dati relativi alla qualità dell'aria in Rivarolo. I primi dati li abbiamo nel 2014 su nostra richiesta, appunto con le centraline dell'ARPA che annualmente fanno delle campionature. La qualità dell'aria che naturalmente non è così eccezionale per Rivarolo. Avremo presenti questa sera il dottor Gulino, appunto incaricato dall'ASL come persona statistica, quindi uno statistico che tirerà fuori tutta una serie di dati che hanno, come dicevo, l'ASL ha già incamerato negli anni, quindi vedremo i dati dal 2010 al 2015 e poi creeremo una sorta di programma per gli anni a venire. Poi ci sarà il dottor Roberto Protta, che è responsabile del reparto pneumologia dell'ospedale Mauriziano ed è presidente dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, che ci parlerà un po' di cosa sono, quali sono le cause e comunque le correlazioni tra le malattie principalmente polmonari con l'ambiente in cui si vive. Quindi diciamo che andando avanti col tempo, negli anni, si potrà fare un raffronto tra quelli che sono i dati dell'inquinamento della città e quelli che sono i risultati dell'indagine epidemiologica? Sì, esatto. Se noi poi andiamo a incrociare allora, i dati statistici dell'ASL ad oggi con i dati che avremo negli anni, quindi monitorandolo anno per anno, vedremo la tendenza annuale dei casi di tumori, ma anche malattie dovute all'inquinamento, che non necessariamente conducono poi a una fase tumorale. D'altro canto, riuscissimo a incrociare questi dati anche con i dati della qualità dell'aria, potremmo andare a capire se c'è interferenza fra questi due fattori o se la situazione è una situazione normale che si può trovare in altre città limitrofe, insomma. Quindi l'associazione prosegue nel suo lavoro di monitoraggio? Assolutamente, continuiamo il nostro monitoraggio sia per quanto riguarda le emissioni a camino e sia per quanto riguarda tutto quello che è l'ambiente che ci circonda, quindi da discariche, inquinamento di corsi d'acqua, eccetera, eccetera. Essere come il posto precedente. Ci assicurano che verrà messo un contatore, le preghiamo dell'acqua.